Buongiorno, questo è il video che circa un'ora fa il presidente Zelensky ha pubblicato con un tweet che vi leggo. Il 24 febbraio milioni di noi hanno fatto una scelta, non una bandiera bianca ma quella blu e gialla, non fuggire ma affrontare, resistere e combattere. È stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità e quest'anno siamo rimasti invincibili. Sappiamo che il 2023 sarà l'anno della nostra vittoria. Così il presidente Zelensky, nell'anniversario che ricorre proprio oggi, un anno di questo conflitto, dell'invasione della Russia in Ucraina, e avete visto anche le immagini di questo video che riassume un po' un anno di guerra, di morte e non di pace, una pace che oggettivamente non si vede e che sembra ancora oggi molto lontana. Buongiorno a Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia in studio con me, buongiorno. Buongiorno a Francesco Boccia, Partito Democratico. Buongiorno. Accanto a lui do il buongiorno a Valerio Valentini, collega del Foglio. Buongiorno. E lo dico subito, autore con Giulia Pompili di Al cuore dell'Italia. Come Russia e Cina stanno cercando di conquistare il paese. La Cina è un elemento, è un paese che potrebbe essere decisivo in questo quadro e che fino adesso insomma, ha dimostrato però una certa ambiguità. E in collegamento do il buongiorno anche a Sarina Biraghi della Verità. Buongiorno Biraghi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, c'è una pace che non si vede, cioè proprio non si è neanche intravista in questo anno, nonostante insomma anche la politica sia divisa tra chi sostiene, lo sappiamo, che non si possono inviare solo armi, ma che bisognerebbe costruire un percorso di pace che ad oggi non c'è. Sì, un anno di distruzione, di morti, tanti. Tanti, perché poi conosciamo quelli che dichiara l'Ucraina, i numeri veri dei morti russi li conosciamo solo parzialmente. Ed è un disastro. È un disastro per il quadro internazionale, è un disastro sul piano economico. E la pace si ottiene solo con la pace. Non sono parole mie, ma sono di Papa Francesco. E però per attuarla, questo auspicio serve che la pace la cerchino tutti. E la sensazione dopo un anno è che la vogliano certamente i popoli, sia ucraino che russo, non la vuole Putin, o meglio, la vuole ad una condizione inaccettabile che è la resa dell'Ucraina. E deve cercarlo l'Unione Europea, un po' di più. Il nodo è tutto lì. Il peso specifico dell'Unione Europea in questa vicenda. È passato un anno, ma le mediazioni che contano vengono fatte agli Stati Uniti. I paesi europei ci sono, ma spesso hanno una sorta di posizione ancillare in tutta questa vicenda. E a distanza di un anno si riapre la discussione in queste ore sul rapporto tra Cina e Russia a proposito del libro di Valentini, che ovviamente non l'ho letto, lo farò senz'altro, immagino si concentri sul nostro paese, ma il tema evidentemente non è il nostro paese ma è l'Europa in generale. È il tentativo solito di tenere il vecchio continente il più frammentato possibile, sia da chi ci guarda da Occidente che da chi ci guarda da Oriente. E la vera sfida è tutta lì. Il confronto politico nel nostro paese deve avvenire, guarda caso, di nuovo sul ruolo dell'Europa, e dovremmo avere il coraggio di volerla più forte, non meno forte, più comune e non più federazione di sovrani, perché i sovrani non contano nulla da soli. E intanto io mi auguro che in questi giorni, in queste ore, anche nel Parlamento italiano si apra una discussione seria su quanto l'Italia debba rafforzare ancora di più questo ruolo europeo. Europeo. Allora, Rampelli, tra l'altro sappiamo, Giorgia Meloni è tornata due giorni fa da questa
missione a Kiev, che ha aperto anche un po' l'ennesima polemica sulle parole di Berlusconi con la risposta di Zelensky. Insomma, si era aperto anche il fronte interno alla maggioranza, no? Sull'indubbio sostegno all'Ucraina, ma con puntuali dichiarazioni di Berlusconi che poi riaprono sempre un fronte in qualche modo pro-Russia. Sì, intanto voglio ringraziare Giorgia Meloni per aver compiuto questo viaggio, si rendeva necessario già da tempo, è stato costruito con attenzione, con meticolosità e penso che non sia stato davvero trascurato alcun dettaglio rispetto anche alle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio al cospetto di Zelensky e della stampa ucraina e della stampa estera presente. Penso che insomma, sia stata impostata la nostra presenza e partecipazione, il nostro coinvolgimento nella maniera più corretta, senza poter dimenticare e senza voler dimenticare, magari per parlare a qualche segmento dell'opinione pubblica italiana, che il popolo ucraino è stato aggredito, che una nazione libera dotata di una democrazia imperfetta, ce ne sono molte altre, non c'è solo l'Ucraina. Le democrazie acerbe sono per definizione imperfette, ci sono anche democrazie mature che sono imperfette, quindi non c'è da stupirsi di nulla, né questo può diventare una sorta di giustificazione pelosa per voltarsi dall'altra parte. Comunque c'è una democrazia in corso di costruzione che offre a un popolo libero la possibilità di restare tale, di essere autonomo, indipendente e quindi di doversi e volersi difendere da chi ha delle mire espansionistiche come nel caso della Russia di Putin. Gli aiuti, era indispensabile confermare la vocazione dell'Italia a far parte della comunità internazionale che si raduna intorno all'Unione Europea da un lato e al Patto Atlantico dall'altro. Dobbiamo anche far capire a chi ci ascolta che eventuali surreali strade autonome corrisponderebbero di fatto con una marginalizzazione dell'Italia sul piano internazionale. E questo non solo non è auspicabile, ma sarebbe per noi devastante. Ma cosa può fare o deve fare l'Europa di più? Sono d'accordo sul fatto che occorra, nessuno potrebbe essere contrario, occorra avvicinarsi il più possibile a una prospettiva di pace. Però non possiamo neanche essere ipocriti e pensare che la pace si possa costruire sulla pelle di un popolo che come contropartita debba cedere la propria libertà. Questo non è pensabile, tantomeno per l'Italia, perché l'Italia comunque, lo voglio ricordare ai troppi distratti che gorgheggiano su questa materia, lo voglio ricordare, l'Italia comunque ha, tra i moti rivoluzionari del 48, tre guerre di indipendenza, la prima guerra mondiale, ha dovuto combattere per definirsi e per avere un punto d'arrivo con uno Stato unitario e poi libero, democratico. Quindi comunque le cose importanti si conquistano difendendosi da chi te le vuole sottrarre, da coloro i quali hanno altri interessi che non corrispondono con il tuo interesse a difendere la libertà, la democrazia, l'autonomia, però, l'indipendenza. Valerio Valentini, ieri Domenico Quirico, che è uno che insomma, le guerre le ha fatte, le ha seguite e le segue, ci spiegava in qualche modo che è sbagliata la narrazione della vittoria che se ne fa di un conflitto e di una guerra e che si porta avanti, perché non c'è mai un vincitore assoluto, non può mai esserci un vincitore assoluto. Come dire, da qualche parte, se si vuole arrivare perlomeno a un cessate il fuoco, qualcuno qualcosa deve concedere da tutte e due le parti. E invece noi stiamo continuando a ragionare con lo schema del vincitore assoluto. Non sono sicuro che tutti si stia ragionando nell'ottica del vincitore assoluto. Sicuramente c'è una persona sul campo, diciamo, che ragiona in quest'ottica, che è Putin. Ovviamente a volte specie... anche Zelensky non sembra essere disposto a concedere nulla, però se il presidente del paese invaso
sotto minaccia certo. costante, cominciasse a dire beh però su questo magari qualcosa posso cedertelo, non credo che sarebbe una posizione negoziale positiva. Poi noi teniamo molto in considerazione la politica interna russa, le ricadute sulla politica interna russa, la propaganda russa, abbiamo visto le manifestazioni di Putin allo stadio, il suo discorso alle camere. Spesso si sottovaluta quella ucraina. Semplifico molto. Se Zelensky si mostrasse minimamente meno fermo di così, avrebbe una reazione del suo stesso popolo, della sua stessa gente, che lo ha elevato ormai a eroe nazionale. A noi forse può sembrarci persino un po'... non dico patetico, ma insomma, persino un po' eccessivo questo presidente che va con il maglione, però è anche di quella, diciamo, di quella così, di quella convinzione, di quella determinazione molto ideologica, molto sentimentale anche, prima si faceva riferimento al risorgimento, eccetera, che giustifica una resistenza su cui nessuno avrebbe scommesso da un anno. Neppure chi nel racconto italiano lo userebbe Zelensky come una specie di strumento, perché ricordiamo che questa guerra dura da un anno e Putin non ha brindato al palazzo dove Giorgia Meloni è andata a incontrare Zelensky qualche giorno fa, e non c'è un nuovo presidente fantoccio russo come è stato in passato in Ucraina, perché Zelensky ha detto no agli americani, perché nelle ore dopo l'invasione ha detto non mi serve un aereo che mi porti via, mi servono delle armi. Delle armi. Questa è la situazione sul campo. Se Zelensky dicesse ma cominciamo a cedere qualcosa, non so come reagirebbero i suoi stessi sostenitori interni. Quindi anche questo è un elemento che va, credo, tenuto nella debita considerazione. Dopodiché, certo, tutti noi crediamo, tutti noi, insomma, io credo che Putin ha iniziato questa guerra e Putin non può vincerla. Non solo per quello che è in gioco nel destino dell'Ucraina, ma per quello che significa sul piano del diritto internazionale, sul piano del destino dell'Europa, oltre che dell'Occidente, per quello che noi crediamo, se ci crediamo, nei valori della democrazia. Quindi lui non può vincerla. Però non può neanche perdere. Forse non può neppure perderla fino in fondo, non è neppure auspicabile che l'idea di una umiliazione di Putin, l'idea di una deposizione di Putin... Forse è velleitaria, forse è eccessiva, questo è difficile da dirlo. Però la persona che può mettere fine a questo scempio, a questo massacro, è anzitutto lui. E lo dico perché di volta in volta l'Europa ha mille ritardi, e poi se vuoi ci torniamo, sì, certo. E ha dimostrato in questa fase di essere ancora molto incompleta, soprattutto sul piano diplomatico e sul piano militare, che le due cose stanno insieme. E francamente l'asse cosiddetto euroatlantico in questi giorni secondo me non ha dato una grande prova di sé. La foto di Biden con i paesi dell'ex blocco sovietico da europeo a me non piace granché. Certo, quella è la sua idea di Europa, il containment, l'idea che l'ex blocco sovietico va tirato in qualche modo a ovest, adesso semplificando molto, va tirato, in realtà loro non vedevano l'ora di avvicinarsi a ovest per mille motivi, però ecco che si passi a Varsavia senza neanche uno scalo a Bruxelles, diciamola in maniera un po' certo. banale, non è una cosa che per chi crede nell'Europa fa piacere, però quello è il dato sul campo. Rispetto a tutti questi ritardi dell'Europa, non vorrei che poi si legittimasse la lettura per cui di volta in volta si affidano ad altri i negoziati di pace, perché si diceva l'Europa è in ritardo, guardate, questo lo dicevano, diciamo, quelli che in Italia dicono di essere pacifisti, quando l'Europa era in ritardo a un certo punto c'era Erdogan, dicevo vedete Erdogan quanto è bravo, lui sì che sta cercando la pace, e è finita come sappiamo. Poi a un certo punto c'è stato anche una specie di innamoramento per Macron. Dice no, perché mentre Draghi è bellicista, Macron cerca la pace, ed è finita così. Adesso la narrazione dice mica noi siamo soggiogati, siamo succubi della propaganda bellicista americana, mica come la Cina. Dubito che questo piano della Cina porti davvero a qualcosa. Dopodiché c'è un piano in 10 punti che è quello di Zelensky, che sta lì da tempo.
possiamo dire che non tutti i 10 punti possano piacere a Putin, probabilmente se ci fosse volontà si dice vabbè, questi due sì, questi due no, esatto, su questi tre ridiscutiamo. Però... ricordo che mentre il segretario generale delle Nazioni Unite per iniziare a discutere di quel piano di pace era a Kiev, Putin ha bombardato Kiev, e noi ci stiamo, come dire, ci siamo un po' assuefatti al suono di certe parole, ma bombardare una capitale europea mentre il segretario generale delle Nazioni Unite è in visita in quella capitale, proviamo a immaginarlo a Berlino, a Roma, a Parigi, e poi vediamo chi vuole la pace e chi non vuole la pace. Quindi ci sta che non si debba pensare di stravincere, nessuno può farlo, non credo che sia intelligente, al di là che sia giusto o sbagliato, però l'idea che ci sia a Ovest o comunque in Ucraina, a Bruxelles, a Washington, chi non voglia la pace a fronte dell'atteggiamento di Putin, mi sembra un po' un racconto un po' fuori fuoco, ecco. Allora, Sarina Biraghi, siamo comunque sempre al punto di partenza in questo modo, no? Se Putin non si vuole sedere a nessun tavolo o prendere in considerazione nessun documento, siamo sempre lì. Siamo a un anno dalla guerra e forse dobbiamo fare anche i conti con tutti gli errori che sono stati fatti, cioè dal primo giorno, quando tutti eravamo convinti che in 3 settimane questa guerra sarebbe finita, no? Sì. Era una cosa lampo, si sarebbe risolta subito, invece dopo un anno ci rendiamo conto che questa non è né la prima né la seconda guerra mondiale, ma è la prima guerra della globalizzazione, una guerra dove non c'è solo Ucraina e Russia, ma c'è tutto il mondo in campo, perché c'è tutta l'Europa, ci sono gli Stati Uniti, c'è la Cina, c'è il peso non indifferente dell'India. Quindi, perché poi ci sono i discorsi che le conseguenze della guerra, e passiamo all'economia, quindi anche paesi come l'India hanno un loro peso, il peso che hanno dimostrato ieri non firmando la risoluzione all'ONU, sì, per esempio. E oggi noi stiamo aspettando di vedere il piano, diciamo così, di pace, o il piano che serve a una transizione pacifica, diplomatica della Cina. E infatti, scusami, è uscita la notizia, la Cina ha rilasciato un documento di posizione. Non una proposta di pace, lo studierà. Se il documento di posizione è un segnale positivo per l'Ucraina, allora lo è per l'Unione Europea, anche se lo stiamo studiando attentamente. Questo è il commento dell'ambasciatore europeo in Cina in merito appunto alla posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi in Ucraina. Però ecco, questa proposta che viene definita non una proposta di pace, ma un documento di posizione. Ecco, forse è appunto un documento di posizione che intanto ha proposto la Cina e l'Europa con le sue debolezze non è stata in grado di proporre, ma soprattutto di posizione, e deve essere una posizione dei due paesi, cioè di Zelensky e di Putin. Io sono d'accordo che Putin non può vincere, ma io credo che neanche Zelensky possa vincere. Probabilmente il punto di caduta sarebbe tornare a un anno fa, cioè alla situazione dello scorso anno, perché qui anche un lembo di terra diventa motivo di guerra. Quindi Zelensky non rinuncia, ma Putin non rinuncia. Invece chiaramente devono rinunciare tutti e due per arrivare alla pace, per arrivare a un punto di tregua, ecco, almeno di un cessate il fuoco. Perché io di un anno fa, per esempio, ho visto il filmato. Ma io ricordo bene immagini anche dolorose come quelle della gente sfollata sotto la metropolitana, gente che piangeva perché veniva bambini e donne che venivano mandati in Polonia o in Italia o in Europa. Insomma, credo che anche, e questo vale per tutti e due, perché come è stato detto noi non sappiamo neanche i numeri precisi delle vittime. Ma dopo la guerra ci sono due paesi in disfatta, cioè la Zelensky si ritrova un paese da ricostruire come strutturalmente ma anche socialmente, perché dopo le perdite, dopo i profughi, dopo i morti, i morti civili sono tanti, un paese da ricostruire. E Putin non dice i numeri, ma Putin anche ha una società da rifare. Dalla parte sua poi l'ennesima sconfitta dell'Europa
è che si pensava che soltanto con le sanzioni, i pacchetti di sanzioni fossero un deterrente, fossero un modo per sconfiggere o comunque far ripensare Putin. Questo non è vero, perché appunto siccome c'è il mondo in mezzo, il PIL della Russia si è alzato perché fa gli affari con l'altra parte del mondo, non con noi, fa gli affari con l'India, fa gli affari con la Cina. Quindi insomma il ripensamento è globale, credo che le marce della pace come quella di stanotte servano a farci pensare che effettivamente aiutiamo questo paese, ma dobbiamo aiutare l'Ucraina soprattutto a pensare al dopo e a ripartire con un modello di pace. Anche Zelensky nella sua, io capisco Zelensky nella sua voglia di indipendenza, di libertà, però bisogna anche mettere fine, ecco, perché gli aiuti ci sono, però il paese soffre, perché io non credo che Zelensky abbia tutto il paese dalla sua parte, perché un anno di guerra è un anno pesante. Vedo Valerio Valentini perplesso su questa affermazione. No, chiedere, perché rispetto il siamo sempre la stessa altro. Domanda era, che scatta era, poi. Come? Era per me un gesto di perplessità, ma capisco benissimo il ragionamento che fa la collega. Io credo che chiedere qualunque cosa a Zelensky sia un po' surreale, cioè chiedere a Zelensky qualunque cosa che sia un passo indietro, l'essere meno rigido, l'essere meno intransigente, quando uno gli è entrato dentro casa con i carri armati, è una cosa che mi fa proprio fatica comprendere. Si dice se lui avesse in qualche modo, se lui cedesse la guerra finirebbe, ma questo è certo, se lui, come dire, abdicasse, se si dimettesse, ecco, non abdicasse, se lui si dimettesse e consegnasse il paese a Putin, la guerra finirebbe. Sarebbe finita, probabilmente, è vero, 3 settimane sarebbe finita la guerra, ma vale un po' per tutte le guerre, credo, no? Se il paese invaso si arrende, la guerra finisce. Non credo che sia una soluzione auspicabile. Però forse non c'è paese. Solo arrendersi, non lo forse non... Non lo vorrebbero gli ucraini, anche se è evidente che è cambiato con qualsiasi ucraino si parli. È evidente quello che si diceva prima, cioè c'è una ferita e anche un dramma in ogni famiglia. Cioè, lì ci sono 7 milioni di persone, ragazzi, 7 milioni di persone e un pezzo di paese che sono andati via, cioè non vivono più lì, si sono dovuti arrangiare in maniera abbastanza fortunosa tra Romania, Polonia, tra i tanti paesi europei. Oltre al dramma di 7.000 civili morti, è evidente che anche in Ucraina si sente forte questa voglia di smetterla con le armi, però sono gli ucraini stessi che dicono non possiamo arrenderci. È un dramma nel dramma che visto da fuori è parzialmente comprensibile con un po' di cinismo di chi non lo vive. Fuori dici non vedo l'ora che smettano perché così finalmente abbiamo raggiunto la pace, ma ogni volta che parli con loro, ogni volta che provi ad analizzare con loro insomma questa foto, ogni fotografia, ogni fotogramma, ogni film che vediamo di questi 365 giorni drammatici, sono vite che sono state distrutte, spezzate. Ora, è evidente che il punto di caduta inevitabilmente andrà sulle repubbliche separatiste e su quella striscia di terra, perché non penso possa essere messa in discussione nemmeno lontanamente la possibilità di negoziare sull'Ucraina. Cioè, l'Ucraina è indipendente, no, indipendente certo. Resterà. Ora, certo. Non era questa l'idea di Putin quando è entrato, non era questa. L'idea, le aspettative di Putin erano... O questo scappa o nel giro di 2 o 3 settimane abbiamo invaso... Però tragicamente la distanza tra quelle che erano le sue aspettative e quello che oggi diciamo Putin può chiedere è tragico da dire, quella distanza è stata creata dalla resistenza armata degli ucraini. Non c'è stato altro che abbia convinto Putin, non c'è stato un tavolo negoziale che lo abbia indotto a dire questo è troppo, facciamo meno. Non è stato certo convinto diciamo dallo scacchiere internazionale, si è reso conto... Che i 150-170 mila soldati russi sul campo
non bastano e non basterebbe tutto l'esercito russo a controllare l'Ucraina semplicemente perché il popolo si è fatto esercito. Cioè c'è un popolo intero che si è trasformato in esercito. E quindi... Beh, però ci sono anche i paesi che l'hanno aiutato. Cioè no, c'è l'America che è scesa in campo, c'è l'Europa che è scesa in campo. Putin forse non si aspettava questa risposta corale, direi. Forse Putin non si aspettava un'Europa che però in se fondo... mi permette, se mi permette, io penso che tutto questo sia stato possibile semplicemente perché il popolo ucraino lo ha voluto. Cioè se il popolo ucraino avesse atteso, diciamo, con impazienza il liberatore russo, non ci sarebbero state, diciamo, non ci sarebbero stati negoziati esterni all'Ucraina che avrebbero potuto tenere. Cioè, intanto è passato un anno drammatico perché il popolo ucraino ha deciso di non arrendersi. Cioè, noi tendiamo a parlare di Zelensky e delle capacità di Zelensky, ora diciamo il giudizio sui leader politici lo darà la storia. La verità è che lì c'è un popolo che ha deciso che l'indipendenza partita nel 91 e vissuta con grande difficoltà nei 30 anni che sono passati era ed è un valore soprattutto per il futuro e per le nuove generazioni. Allora, ora, è evidente che però con Putin bisogna parlare, trovare una soluzione, la soluzione dovrà inevitabilmente avvenire sulle repubbliche separatiste perché non si può pensare che si torni a prima dell'invasione e lì tocca a noi tutti dire ragazzi è così e ad un certo punto qualcuno diciamo deve perdere qualcosa. Faccio una battuta anch'io su questa coda. Prego. No, volevo soltanto far presente perché noi siamo comunque diciamo un po' condizionati dalle nostre abitudini, dai nostri circuiti, dalle nostre impostazioni. Noi parliamo quasi sempre e quasi soltanto dell'Ucraina e di Zelensky, perché è ovvio, ci sono comunque i corrispondenti occidentali, europei, italiani che sono presenti sul teatro di guerra e quindi non potrebbe essere diversamente, quindi ci possiamo permettere anche di spaccare il capello in mille pezzi e decidere quando Zelensky esagera e quando è credibile. In realtà ci dimentichiamo che questa guerra è una guerra che non sta in Russia. In Russia non ci sono bombardamenti, non ci sono carri armati ucraini o europei o occidentali. La Russia svolge serenamente, potremmo dire così, a maggior ragione per le ricostruzioni che venivano fatte poco fa da Sarina Biraghi, cioè che comunque c'è un mercato alternativo nell'epoca della globalizzazione che consente alla Russia di lenire le sofferenze delle sanzioni comminate dal mondo occidentale. Non è esattamente così perché il PIL non è in crescita, no, almeno non mi risulta che lo sia, ma comunque sicuramente ci sono delle alternative per non morire di fame, insomma, per cercare di porre rimedio alle, tra virgolette, potremmo definire punizioni dell'Occidente. Non c'è guerra in Russia, questo lo devono focalizzare tutti coloro i quali hanno a che fare con questa materia. Dopo la pubblicità ci andiamo in Russia con la corrispondente della Repubblica. Il ragionamento è strabico. Non c'è guerra in Russia, la guerra è solo in Ucraina. Dopo andiamo a sentire cosa sta accadendo in Russia, dopo la pubblicità. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления – события на Украине. И то, почему это так важно для нас, для России. Обращение адресовано и нашим соотечественникам. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Оля, все работало. Атака слева. Где? Нормально, нормально. Уходит. Налево, уходи, уходи. You can see that those vehicles are clearly now moving forward towards the territory of Ukraine. Putin is the aggressor. Putin chose this war. Громадяни суспільства, тут всі ми тут. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям.
Слава Україні! Слава Україні! Ох, ёб твою мать, нахуй! Не видно українського герба, точно російські. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Ось і прийшов русський міф. Связанными руками. Как патриот делает. Не получается. Давайте, 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 давайте. Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків і заривів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків і заривів старий Дніпро. За Росію! За победу! Ура! Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги. Перемоги України! Мама, 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 мама
Questo bellissimo reportage del Corriere della Sera a firma di Serena Natale ci ha accompagnato in tutte le fasi principali, avete visto, di questo anno terribile di guerra e di conflitto. Poco fa Zelensky ha detto: andremo avanti fino alla punizione degli assassini russi. L'Ucraina ha ispirato e unito il mondo, non ci fermeremo. Do il buongiorno a Rosalba Castelletti, collega inviata della Repubblica a Mosca. Buongiorno Rosalba. Buongiorno. Perché tu ci racconti quello che accade lì, no? Il punto di vista della Russia, dei russi, di come stanno affrontando questo anno. Qui il conflitto è qualcosa di lontano, di virtuale, qualcosa che si vede in TV, forse dopo un anno per qualcuno è diventato anche rumore di fondo. In realtà la mobilitazione parziale annunciata da Vladimir Putin lo scorso settembre ha portato il conflitto anche nelle case di tanti russi che adesso hanno mariti, figli al fronte o che vedono tornare in patria molti di loro nelle bare di zinco, come le chiamava Svetlana Alexievich. E passeggiando per Mosca diciamo che non si nota tanto un clima appunto bellicista. Un segno magari del conflitto sono i sistemi antimissilistici che sono comparsi sui tetti del Ministero della Difesa e di qualche edificio nel centro di Mosca qualche mese fa. Mosca diciamo che ha vissuto un terremoto nei primissimi mesi di questa offensiva. Da febbraio a maggio è stato un scossone continuo, la censura, la repressione, 20.000 persone sono state fermate anche solo per aver mostrato un foglio bianco, 8 asterischi. Tutte le voci di stampa indipendente sono state chiuse, Novaya Gazeta, diretta da premio Nobel Dmitry Muratov, la radio della perestroica di Mosca, non è rimasta veramente più nessuna voce libera, resta solo la propaganda che è martellante, pervade ogni aspetto della vita pubblica, dalla scuola dove si va a lezione di patriottismo, appunto alle adunate che abbiamo visto anche nei giorni scorsi allo stadio Luzhniki di Mosca. Quanto la Russia diciamo così, ha sofferto delle sanzioni, no? Delle sanzioni economiche, perché di questo si è parlato molto, colpiremo sotto questo profilo. Naturalmente di solito sono delle sanzioni che hanno un effetto a lungo termine. È passato un anno, ad oggi c'è quell'effetto oppure no? E l'economia ha retto all'urto lo scorso anno, soprattutto grazie al fatto che le sanzioni che dovevano colpire di più, cioè l'embargo sugli idrocarburi, sono entrate in vigore solamente molto tardi.
C'è stato appunto un terremoto iniziale anche sotto questo punto di vista. Ricordo nei primi giorni le file al bancomat perché la gente non sapeva se avrebbe più trovato valuta, il rublo era crollato in maniera esponenziale, in alcuni reparti dei supermercati si faceva fatica a trovare alcune merci, ma dopo poco il rublo per esempio si è rafforzato, anche perché l'economia si è chiusa, quindi diciamo che il cambio artificiale. Nei supermercati ci sono stati rincari notevoli, anche del 40%. Adesso per esempio una cosa che si nota è che sono esaurite le scorte dei prodotti stranieri, si fa fatica a trovarli, mentre alcuni magari sono stati sostituiti da prodotti che arrivano dall'Asia. Però appunto quello che doveva essere un po' lo scossone che avrebbe fatto vacillare l'economia ancora deve venire. No, no, non si è visto. Senti, poi c'è l'altro aspetto fondamentale di tutto questo anno che è cambiato a seconda dei momenti, che è quello dell'entourage di Putin, no? Con vari cambi, momenti di debolezza, insomma, questo è qualcosa che va seguito molto attentamente e che tu segui attentamente, perché sono dei segnali importanti. Sì, all'inizio c'è stato un grandissimo shock perché neppure i fedelissimi sapevano di questa offensiva. Vladimir Putin si era consultato a stento con appunto i vertici della gerarchia militare. Negli ultimi mesi è emerso un dissidio fra quello che viene nominato il partito della guerra, ossia i falchi, a cui quello che sta succedendo in Ucraina non basta, vorrebbero vedere tutta la potenza di fuoco della Russia scatenata contro il paese vicino, quelli che si arrabbiano per le ritirate, hanno protestato anche martedì quando il presidente ha parlato sullo stato della nazione e non ha per esempio annunciato una mobilitazione totale, non ha aumentato il livello di legge marziale. Poi c'è il partito della pace, non esiste più, se c'era adesso è scomparso, sono gli oligarchi che sono andati all'estero, quei pochi appunto che hanno preso le distanze dal conflitto. C'è un partito dei pragmatici, dei tecnocrati, quelli che vorrebbero una composizione del conflitto e soprattutto ricucire le relazioni con l'Occidente. Quindi una cosa che segnerà sicuramente questo 2023 è vedere se Putin riuscirà a conciliare queste anime del paese, anche perché questo è l'anno della campagna elettorale, il 17 certo. marzo 2024 si terranno le presidenziali. Allora ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi torniamo subito. Puro. Assembly is now voting on draft resolution A/ES11/L7 entitled Principles of the Charter of the United Nations Underlying a Comprehensive, Just and Lasting Peace in Ukraine. Will all delegations confirm that the votes are accurately reflected on the screen? The result of the vote is as follows. In favor, 141. Against, 7. Abstentions, 32. Draft resolution A/ES11/L7 is adopted. Allora, così la votazione di ieri, 141 a favore, avete visto però paesi importanti tra gli astenuti. Rampelli, volevo fermarmi anche un momento su l'Italia pacifista, no? Come titola il Fatto Quotidiano, l'Italia pacifista spaventa Meloni. Secondo i sondaggi la Premier sarebbe bocciata su Kiev e poi anche sulla questione del bonus 110%. 2 su 3 italiani temono l'atomica, perché questo è l'altro argomento che insomma, Putin torna ciclicamente a minacciare anche in questi ultimi giorni, e poi naturalmente sì, c'è la marcia Perugia-Assisi. Però insomma gli italiani sarebbero contro questa guerra e anche contro il riarmo.
Io penso che lei abbia utilizzato due allocuzioni che sono esattamente il punto fondamentale da cui partire in questa, in questo rilevamento. Siamo tutti contro la guerra. Io pure sono contro, certo, la guerra. Questo vede, è il punto. Vede che la conosco bene. Bisogna porre la domanda nei toni e nei termini giusti. Perché se nei vari sondaggi che imperversano su tutti i talk show televisivi, su tutti i giornali, agli italiani fosse posta un'altra domanda, cioè se ritengono giusto che l'Italia aiuti il popolo ucraino, anzi i bambini, le mi donne... Mi ricorda quella del condizionatore, quando si vogliono... se la, esatto, ricorda quella del condizionatore, no, di Draghi? Sì. Era quando... posta male anche quella. Sì, certo, era posta male, però se sei favorevole, se sei contro la guerra è un... cioè... è una modalità tendenziosa, sbagliata, che non può che dare gli esiti che vedrebbero in linea strettamente teorica, secondo questa linea, il governo Meloni e le altre forze politiche che sostengono l'alleanza occidentale in minoranza. Ma non è così, perché se si pone appunto la domanda se si ritiene giusto che l'Italia sostenga il popolo ucraino e quindi che vada a salvare vite attraverso tutti gli strumenti che consentano di difendersi, poco fa ho detto non c'è una guerra in Russia, la guerra sta solo in Ucraina, noi parliamo solo dell'Ucraina, è una cosa pazzesca, ma è così, e quindi vorremmo casomai supporre che il pacifismo corrisponda con il diritto dei russi di bombardare e uccidere la popolazione civile, perché da tempo non vengono assaliti con i bombardamenti le piattaforme strategiche, le infrastrutture, i luoghi dove vengono, dove ci sono le munizioni, i depositi di armi e via discorrendo. Si radono al suolo città, viene bombardata la popolazione civile, ci sono 8 milioni di persone che se ne sono andate dall'Ucraina, è una cosa terribile di fronte alla quale penso che sarebbe cinico e irresponsabile voltarsi all'altra parte, infatti non lo stiamo facendo. Porre così la domanda sicuramente darebbe altri esiti. Allora, altri esiti. 48% i contrari all'invio di nuove armi in Ucraina, secondo Demopolis, sono il 48% invece e i favorevoli il 41%. No, ma questo tema, cioè, io penso che la prima pagina del Fatto mette insieme più cose, sì, certo, e mette insieme anche la diffidenza di una parte, secondo me consistente, maggioritaria, del popolo italiano rispetto alle scelte che il governo sta facendo. Si parla di superbonus non a caso, cioè dentro è messa, diciamo, la scelta del governo in generale sulla guerra, non, come dice Rampelli, intendendo l'alternativa tra la difesa dell'Ucraina e in qualche modo l'assecondare Putin, che, cioè, vedo anche nell'occhiello, sì, secondo me ironicamente, Berlusconi che gongola, no? A un c'è certo tutto. Punto scrivono Berlusconi che gongola. No, io penso che il tema lì sia il rapporto tra l'opinione pubblica italiana e il governo Meloni. Non è un mistero che si è insediato avendo la maggioranza parlamentare, ma non certamente la maggioranza del Paese, perché anche quando ha vinto le elezioni le ha vinte grazie alle divisioni delle opposizioni che oggi siedono in Parlamento, sommando i loro voti avevano comunque un consenso superiore al centrodestra che ha vinto, ma la democrazia parlamentare è questa, il centrodestra ha vinto con regole noi diciamo abbiamo interpretato male, cambiate mai proprio, e svolto anche peggio, cioè, no, il cambiate tema, mai proprio, cioè, ma il tema constatare è che avete perso le elezioni è troppo difficile, no, per voi, perso in maniera netta, no? È un atteggiamento inconsueto e surreale, perso in maniera netta, resta il tema che pone il Fatto davanti, che c'è una larga fetta della popolazione che si chiede e chiede al governo, è questo l'atteggiamento che l'Italia deve avere in un'Europa frammentata, perché le modalità con cui la Presidente Meloni si è approcciata in questa fase ha dato la sensazione, non a me che sono
parte integrante dell'opposizione, ma gran parte del popolo italiano. No, l'ha data a te, fosse... l'ha data a te, non l'ha data al popolo italiano. Il popolo italiano, ti comunico, che una settimana fa si è espresso già in Lombardia, nel Lazio, a fondo del governo, e nel Lazio governavate voi. Quindi l'avete perso il Lazio, 2-0. Ti stava leggendo un sondaggio che non era voi la guerra o voi la pace, ti stava leggendo un sondaggio che dice: vuoi l'invio delle armi o no? E su voi l'invio delle armi, fatevene una ragione, c'è un pezzo di paese che chiede perché. E se un pezzo di paese chiede perché, ha il dovere di rispondere. Ce lo anche noi perché. Se un pezzo di paese chiede, rispondiamo. Anziché dire, è così, se guarda vi caso, pare, diamo le si apre una discussione, avete mandato le armi in Ucraina. Una discussione dopo un anno di guerra e si prova a capire, siamo in grado di guidarlo questo processo europeo? Io penso di no, al momento... c'è una bocciatura rispetto alla politica estera italiana. Se oggi voi foste ancora al governo, avreste mandato le armi. Avremmo preteso in Europa un negoziato sulla pace che non c'è stato. Stiamo ancora al documento di posizione della Cina. Oggi stiamo discutendo del documento di posizione che doveva essere una proposta di pace declassata dai cinesi, anche dai cinesi, a documento di posizione. Con l'Europa che è ancora lì e l'Italia che chiede permesso per mettersi tra Francia e Germania. Di questo possiamo discutere oppure dobbiamo dire possiamo discutere a Taraduccio tutto e Vino che va tutto bene, possiamo discutere che tutto ciò che desideri. Siamo passati con da questa prima necessaria. Pagina. Siamo passati che da sottolinea prima il pagina. Fatto che appunto oggi celebriamo 12 mesi terribili di una guerra orribile, di questi e su 12 questo mesi. Siamo d'accordo su questi 12 mesi. Voi avete agito per 9 e per 3 abbiamo agito noi. Quindi adesso che tu vieni a fare la morale, dopo che le principali risoluzioni che sono state approvate dal Parlamento e il mandato dato a Draghi, lo avete gestito voi come partito principale che ha sostenuto il governo, se permetti fa ridere. Lega e Forza Italia. Lega e Forza Italia c'erano anche prima. Lega e Forza Italia sono al governo con te, hanno fatto 12 mesi su 12, ti do una notizia, e più passerà il tempo, più faranno la problema. Io adesso sono di Fratelli d'Italia, sto qui. Il presidente del Consiglio dei Ministri è Giorgio Meloni, di Fratelli d'Italia, è in campo da 3 mesi e tu che hai governato fino adesso insieme a Draghi, sostenendo e inviando armi all'Ucraina, rimproveri a noi di non aver attivato un piano di pace e di non essere stati convincenti in Europa. Una cosa veramente pazzesca. Io spero che chi ci ascolta capisca meglio di quanto non si capisca qui in studio. Rimprovero la marginalità in Europa. Abbiamo la percezione di una marginalità crescente. Ah, questo è vero. Certo, perché voi siete abituati a un'Europa che ci passa sopra come un rullo compressore. Proviamo a guidarlo il processo politico. Noi facciamo i tappetini perché tutte le principali questioni le avete gestite in maniera folle e infatti siamo in difficoltà, abbiamo oggettive difficoltà di recupero perché quando comunque la politica estera italiana è interpretata a Bruxelles su Balneare, sto aspettando la soluzione. Esatto, avevate promesso sui Balneari, esatto, e chi è che sui Balneari non è riuscito a far capire cose facilissime, che c'è libera concorrenza se c'è reciprocità. Se noi mettiamo a gara europea la gestione delle spiagge, fermo restando che ancora è in discussione se siano servizi o siano concessioni, ma lasciamo perdere. Però Valerio, se noi mettiamo a gara le nostre spiagge, che cosa mettono a disposizione gli altri paesi europei per le imprese italiane? Poi parleremo anche dei balneari. Arrivo Biraghi, volevo dire, arrivo anche a Biraghi. Valerio, però in realtà a me insomma non è sembrata questa catastrofe europea a fronte di quello che aveva lasciato Mario Draghi. Anzi, l'impressione è stata che la Meloni comunque su alcune cose è andata molto in scia su quello che aveva già lasciato Mario Draghi. Allora, a me colpisce anzitutto l'eterogeneità, diciamo, del fronte, chiamiamolo, pacifista, nel senso che la pagina del Fatto in qualche modo lo certifica, si ritrovano oggi a guidare, va detto anche un po' a fomentare certe paure e qui la dinamica con quello che è successo col Covid non è molto diversa, perché anche allora si diceva ma il popolo non vuole il lockdown, ma il popolo non vuole i vaccini, cioè si soffia sulle paure della gente per poi legittimare l'atomica. In questo caso l'atomica, mi sembra che si faccia un po' il gioco di Putin, no? Lui dice vi sgancio l'atomica e tutti dicono l'atomica, allora c'ha ragione Putin, diamogli retta perché sennò ci sgancia l'atomica. Stando a quello che ci dicono le principali agenzie di intelligence mondiale, quel rischio è
ovviamente da tenere in considerazione, ma non è né imminente né incombente, il che non significa che non esista, però. Dopodiché ad alimentare questo fronte pacifista o comunque contrario all'invio di armi c'è Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini no, ma insomma per interposti capogru o per interposti approcci leader... Diversi, dai. Approcci diversi, ma la sostanza è analoga ed erano tutti quelli che stavano... Ma non lo so, questo poi diciamo sarebbe Salvini, sarebbe complesso. Che è una diciamo, punizione terribile per Travaglio che si tocca, che si ritrova con Berlusconi alla Lega. Non c'è dubbio, ma diciamo ognuno sceglie i suoi compagni di strada, diceva qualcuno, e quindi per carità. Ma questo non per fare il gioco del, come si dice, si usava un tempo le accozzaglie, non è questo il senso. Il senso però è proprio quello, cioè. Mi sembra evidente come dentro una paura che è dentro un'angoscia che è quella di tutti, perché la guerra non piace a nessuno, giustamente non è che chi vuole la difesa dell'Ucraina è perché gli piace la guerra, sarebbe un po' sciocco di scriverla così. Ognuno mette la sua fiche cercando di strappare un po' di consenso, lo fa Conte, lo fa Berlusconi, lo fa Salvini, un po' lo fa ultimamente anche il PD, o quantomeno diciamo ha abbandonato i toni di fermezza e rigore assoluto che aveva utilizzato, credo giustamente, Enrico Letta durante la prima fase. E ognuno crede che in quel quant'era 48% di persone contrarie all'invio delle armi possa prendere qualcosa e aumentare il suo bacino elettorale. Che non è, secondo me, una cosa da leader politici, seguire l'umore delle persone. Sarebbe più opportuno provare a guidarlo. E in questo senso va detto, al netto poi di quello che si può pensare sull'operato del governo, che Giorgia Meloni in questo è stata coerente, perché anche quando era all'opposizione su quell'argomento lì ha sempre tenuto diciamo, la barra dritta, come si dice. Perché l'ha fatto per sua convinzione personale del suo partito, evidentemente, e poi, e qui vengo alla tua domanda, anche perché ci ha visto una, come dire, un'utilità strategica che andava oltre quella tattica, quella della contingenza del momento, che era, diciamo in maniera molto banale, accreditarsi con l'establishment atlantico, con gli americani, come si dice in gergo. E questa operazione, va detto, le è abbastanza riuscita, poi tra alcune... Diversa è l'approccio europeo. Lì, obiettivamente, si fa un po' fatica a capire la centralità della Meloni. Al netto dei torti e delle ragioni, degli sgarbi, delle opportunità, la cena di Parigi con Macron e Scholz, confrontata al treno con Draghi, Scholz, Macron e Vacchie, dà un po' il senso di cosa è cambiato. In questo sicuramente lei ha una risposta pronta, che immagino è quella che forse darebbe Rampelli, che è siamo andati a Kiev noi come Italia e abbiamo dimostrato che ci siamo. Diciamo, non abbiamo bisogno di Francia e Germania, forse in termini sovranisti la si declinerebbe così, che è vero, però io credo che la dimensione di Polonia del Mediterraneo non sia forse quella più conveniente per l'Italia, cioè l'idea che la legittimazione sul piano europeo noi la otteniamo da un asse in qualche modo privilegiato con Washington, è una scommessa politica, ha una sua logica, credo che alla lunga forse non paghi troppo in Europa, perché poi in Europa diciamo questa parentesi della guerra darà i suoi strascichi e quindi sarà ancora lunga, ma in qualche modo si ricomporrà, la Polonia tornerà, credo, a essere quello che era fino a un anno fa, cioè il paese che mette i veti, il paese che viene, è sotto osservazione, anche qui a torto o a ragione, per le questioni di Stato di diritto e che quindi è sotto sanzioni. E quindi a quel punto poi l'Italia rischierebbe di finire un po' isolata. Però questa è la scommessa del governo Meloni, conquistare peso peso negoziale e peso specifico politico in Europa passando da un asse alternativo a quello franco-tedesco. È un azzardo e vedremo se Sarina, pagherà. Biraghi. Scusa, senza approfondire, voglio solo far presente che Scholz e Macron non sono di centrodestra. Stop. Macron non è nemmeno di centrosinistra. Come? Non è neanche di centrosinistra, dice Macron. Macron non è di centrosinistra, questa è una novità. Prego, Biraghi, ci tiri fuori da questa impasse. Domani mattina. Non mi pare che sia nel corso della giornata. Macron non è di sinistra. Bene. Allora,
Okay. Non è di centro. Vorrei soltanto dire che io non credo che la marcia della pace spaventi la Meloni, perché appunto gli italiani vogliono la pace, non mi sembra che siamo un popolo di guerrafondai. È chiaro che non è soltanto la minaccia, come diciamo, che reitera Putin sul nucleare, ma quando due capi di Stato come Zelensky e Putin si fanno accuse reciproche sulla possibilità di invadere la Moldova, la Moldavia, Moldova come la vogliamo chiamare, beh, insomma, la paura comincia, si fa anche più è più pauroso questo. Sarina, scusami, mentre parli voglio solo dire a casa che stiamo vedendo in diretta le immagini che arrivano da Kiev con Zelensky e con le celebrazioni in qualche modo di questo terribile anniversario, insomma, di questo anno di guerra e con la consegna anche delle medaglie, delle onorificenze ai parenti delle vittime. Queste sono le immagini che state vedendo in diretta. Prego. Detto questo, non mi pare che la Meloni abbia un ruolo, come dire, marginale in Europa, né sia stata marginale la sua visita a Kiev, il contatto che ha avuto anche telefonico con Biden, che nello stesso momento era passato prima da Kiev e stava a Varsavia. Quanto piuttosto siamo noi e abbiamo dato adito a spostare l'attenzione sulle uscite di Berlusconi e sulla risposta che ha dato in quella conferenza stampa lo stesso Zelensky, secondo me dimostrando la sua scarsa attitudine diplomatica, perché insomma non si può rispondere in quel modo di fronte al capo del governo straniero, cioè la Meloni, parlare di un suo alleato, quindi in qualche modo mettendola anche in imbarazzo e rispondendo in quel modo, secondo me, anche irridente, poco rispettoso di una persona, al di là del suo ruolo politico, di un ottantenne che invece la guerra l'ha conosciuta, bastava farsi due conti, quindi semplicemente perché oggi Berlusconi è Berlusconi, ma quando aveva 5-6 anni probabilmente non era il Berlusconi di oggi, quindi dire che non sa che significa la guerra mi sembra sia stata una frase poco opportuna, ecco. Peraltro io ritengo che la Meloni non sia affatto marginale in Europa, abbia un suo peso e lo si vede dai colloqui e dalle cose che ha ottenuto in Europa. Però ti chiedo se le parole di Zelensky sono state poco opportune e quelle di Berlusconi come si possono definire? Altrettanto poco opportune, perché anche lui sa che mette in imbarazzo la leader del centrodestra, no? Lo sa bene, anche quelle sono state poco opportune, però erano finite lì con l'intervista, diciamo, sui giornali, sulla cassa di vodka, ed era, come dire, anche una battuta quella che ci poteva stare. Continuare a dire, secondo me la frase sulla guerra è stata una frase irrispettosa, ecco, la definirei così, irrispettosa, che un leader di un paese straniero di fronte al leader dello stesso partito di chi ha fatto quella frase si doveva risparmiare, ecco, secondo me questo si doveva risparmiare. Volevo dire la non marginalità della Meloni in Europa, che cosa? No, stavo dicendo, cioè, Giorgia Meloni poteva anche utilizzare altri toni, ma non mi pare che si sia sforzata di difendere Berlusconi. Beh, Giorgia Meloni è stata molto diplomatica, sta lì per un altro motivo. Certo, non si può mica fare la bega di partito di fronte al mondo mentre fai la visita a Kiev per la guerra, cioè mi sembra proprio spostare l'attenzione. Appunto, oggi non imbocchi una proprio. L'asilo Mariuccio, ho capito, no, ma se la sua analisi è corretta, perché diciamo ha difeso in maniera anche molto netta Berlusconi, probabilmente Giorgia Meloni, al di là della interlocuzione con Zelensky, avrebbe potuto dire in Italia altre cose. Invece abbiamo assistito ad un silenzio, che è tipico suo, quando non quadrano i conti di una maggioranza che è quella che è,
Ed è così su tutto. Ma dopodiché possiamo essere in Italia. Giorgia Meloni ha parlato in maniera netta e chiara. Ad esempio, doveva convocare il congresso del centrodestra a Kiev. Ma di che cosa stai parlando? Quando è tornata in Italia, hai sentito dichiarazioni prima, ha parlato durante, ha parlato dopo. Ha sempre detto le stesse cose. Andate avanti così. Non solo, io aggiungerei le osservazioni fatte da poco. Voi siete convinti? La persona criticata da Zelensky è la stessa persona che ha fatto parte col suo partito, da leader del suo partito, del governo Draghi, e ha deciso più volte, non soltanto con la Meloni, l'invio di aiuti e di armi a Zelensky e all'Ucraina. Quindi insomma, cerchiamo di avere un quadro preciso. Poi che in Berlusconi vari abbia fatto delle dichiarazioni probabilmente Putin, diciamo così, improvvide, è un altro paio di maniche, ma la posizione di Forza Italia è sempre stata la stessa, non adesso che Giorgia Meloni è Presidente del Consiglio, è sempre stata la stessa, diciamo, e che fino a prova contraria in politica, soprattutto quando si governa, contano i fatti. Diciamo che il problema, infatti, più che altro forse si pone per Tajani, no, poi deve andare. Volevo chiedere un'ultima cosa a Rosalba, proprio in merito a questo pericolo di escalation e paura dell'utilizzo delle armi atomiche, nucleari. Insomma, anche l'altro giorno nel discorso Putin ha detto: teniamoci in qualche modo pronte, perché alcune armi possono essere messe a punto, comunque devono essere pronte per l'utilizzo nel 2023. Siamo nel 2023. È un rischio che lì si sente concreto? No, non si avverte, anche perché dopo i primissimi mesi in cui anche i propagandisti di Stato non facevano che minacciare l'uso dell'arma nucleare, anche con simulazioni che facevano vedere quanti secondi ci avrebbe messo un missile da Mosca ad arrivare sulle capitali europee, ultimamente questa retorica nucleare era stata un po' soffocata. È ritornata in auge qualche settimana fa, quando c'è stato un po' questo stallo delle operazioni, e poi forse è stato l'unico, appunto, messaggio significativo venuto fuori dal discorso di martedì, il fatto che Putin abbia annunciato la sospensione del trattato New Start. Però anche lì ha fatto un passo avanti e quasi due indietro, perché ha tenuto a sottolineare che si trattava di una sospensione e non di un ritiro. Ha detto: sì, ho dato ordine al ministro della difesa Shoigu e al capo delle forze armate Gerasimov di tenere in allerta le testate nucleari, ma faremo test, quelli operativi, non quelli simulati. I test operativi non se ne fanno dal 96, solo se lo faranno anche gli Stati Uniti. Quindi sembra sempre che voglia mettere la minaccia del nucleare sul tavolo, ma in realtà non troppo, perché a furia di gridare al lupo non lo crederebbe quasi più nessuno. Allora, andiamo in pubblicità. Io ringrazio Rosalba Castelletti. Cambiamo argomento. Nella coda di Omnibus ci occupiamo del mio momento preferito, ovvero le primarie del PD. Scherzo, naturalmente, però sentiamo comunque così Valditara. E parleremo anche di Valditara. Va bene, con va bene. Tra poco. Il fatto grazie, che non Rosalba. Ci capiamo. Parliamo di Bonaccini. Ma... in quest'anno difficile, in cui davvero non sapevamo se saremmo riusciti a far ridere, abbiamo avuto, devo dire, un grande aiuto dai nostri politici. Prima di tutto il PD, sì, un partito che fa di tutto per farsi notare e schiaccia merda in continuazione. Come un Fedez a Sanremo qualsiasi. Sì. Dopo 5 mesi dalle elezioni, che ha perso, il PD non ha ancora un segretario. Nel frattempo è riuscito solo a perdere delle altre elezioni. Grande. Questo è bravissimo. Sì, eh? Sì, grande la lotta tra Bonaccini e Danny Schlein, ma noi dobbiamo dire la verità. Sì. Facciamo un endorsement, sì, teniamo sì, Perelli. Quella ragazza ha grandi possibilità, grandi. Lo si vede già anche questa settimana, ha dato una grandiosa intervista dopo quella del naso etrusco, sì, e lì ci parla un po' del suo passato. Sì, sì, questa è una domanda bella. Detto... Il mio primo ricordo è il regalo del nonno per i miei 7 anni, la Costituzione e i 4 codici commentati, li portai a scuola tutta fila.
Allora, immaginiamoci bambina che compie 7 anni, la bambina, fa la festa a casa, torta, candeline, auguri a te. Arriva il nonno, il regalo. La bambina eccitatissima, cosa sarà il regalo? La Barbie Los Angeles, il dolce forno, i trucchi di pupa, il diario dei me contro te, le scarpe della Ferragni. Eccoti, Ellie, codice penale di procedura penale, civile di procedura civile, è una bella costituzione. Scusa, nonno, il comandamento era onore al padre e alla madre, vero? Tesoro. Ma allora, nonno, perché non te ne vai a fare in culo te i tuoi regali? Ma come si fa a regalare sta roba a una bambina di 7 anni? È chiaro che poi da grande si allea con le sardine. È già un miracolo che non si droghi con un nonno così. Dai, Floris, pure te, se ti avessero regalato i codici, che fine avresti fatto? Peggio di quella che hai fatto veramente. No, ed è tutto dire. È impossibile. Allora, un sorriso boccia per queste primarie del PD, ci siamo, sono arrivate, poco fa Bonaccini ha detto, comunque vada, sarà un successo, diciamo un'altra grande classico come frase, però sicuramente è un bel match quello fra Bonaccini e Schlein, no? Un bel confronto. E la speranza è che cambi tutto. Un bel confronto su due linee politiche che hanno entrambe residenza dentro il perimetro ampio del centro-sinistra, ma profondamente alternative e sono due linee politiche che io penso stiano arricchendo il dibattito. Ieri a Firenze c'erano oltre 1000 persone per Elie Schlein e si è toccato con mano quello che si è toccato in tutta questa campagna congressuale, cioè la voglia di partecipare di una comunità che è una comunità che sente forte la responsabilità di costruire nel paese un'alternativa alla destra che oggi ha il governo. E non è un caso che sia avvenuto a Firenze, nel luogo in cui sono accaduti. Però ci sono le accuse dei renziani. C'è Nerden. No, troppo no, renziana. No, ma Bonaccini troppo apparato. Mi stavo riferendo a Valditara, mi stavo riferendo alla destra. Certo, adesso ci arriviamo. C'è tanto bisogno di una sinistra larga, unita, come non mai, perché solo l'Ulivo ha consentito di unire la sinistra. Dalla nascita del PD in poi noi abbiamo vissuto micro scissioni che non hanno portato bene a chi le scissioni le ha fatte, e questo congresso è un congresso di evidente ripartenza, perché è stato anticipato da una fase costituente, voi tutti avete criticato dall'esterno, ma serviva a riaprire il partito. Io penso che proprio la presenza di Elie Schlein e il legame che Elie ha costruito e ricostruito con tanti pezzi di mondi che erano paralleli al PD, che erano dentro il centrosinistra ma non nel PD e che sono entrati per partecipare, io penso che potranno. C'è chi dice che se vince Schlein si consegna il partito in qualche modo ai 5 Stelle. No, io penso che se vince Elie Schlein si costruisce per la prima volta in Italia un grande partito di sinistra plurale, ma con il cuore fortemente a sinistra. La linea di Stefano Bonaccini è una linea che già abbiamo conosciuto, che c'è già stata, è assolutamente rispettabile. Io penso che ci sarà bisogno dell'unità dentro il PD, ovviamente mi auguro che possa prevalere Elie per la sua forza, per la sua passione, per la sua nettezza sulle posizioni connesse al lavoro, al clima e soprattutto alla lotta alle diseguaglianze. Detto questo, il 26, lo dico a chi ci ascolta ed è elettore del centro-sinistra, non c'è bisogno di essere iscritti al PD, venite, scegliete, votate, perché il giorno dopo bisognerà unire anche gli altri partiti di centro-sinistra, che l'obiettivo è ricostruire un'alleanza alternativa a questa destra che, se mi posso permettere, così accontento Rampelli sulle cose che oggi non colgo ovviamente perché lui le vede da destra, un ministro come Valditara che giura su una costituzione antifascista e che rimprovera, redarguisce, ipotizzando anche sanzioni per una preside, una dirigente scolastica che si permette di ricordare ai ragazzi che la violenza è sempre un errore e che noi siamo figli di quell'antifascismo, io penso che, diciamo, ieri sia stato toccato il fondo. Ecco perché c'è bisogno di una sinistra forte, plurale e unita. Perché anche la vicenda di Firenze è il simbolo di una rotta che
il paese, per fortuna, in alcuni contesti sta prendendo con questa guida a destra che è molto chiara. Allora, Biraghi, poi faccio rispondere anche Rampelli e una domanda a Valentini. Prego, Biraghi. No, volevo chiedere, a parte il bagno di umiltà che chiede Bonaccini di fare al PD, ma è... come si sente l'iscritto al PD che la settimana scorsa ha votato e ha scelto Bonaccini se domani i non iscritti al partito scelgono la Schlein? Cioè, è più giusto lasciar scegliere chi non è iscritto? Guardi, il Partito Democratico è nato così, e nel DNA, le primarie sono il DNA del PD. Quando nacque il PD, nacque proprio con queste regole e che sono state la forza del PD. Gli iscritti scelgono tra più mozioni i due che vanno alle primarie aperte, e l'obiettivo del PD non è quello di restare chiuso nel recinto del PD, ma dare al segretario o alla segretaria l'incarico e la responsabilità di unire tutto il centrosinistra, quindi tutto il mondo che è fuori dal PD. Ecco perché vincere le primarie significa avere la responsabilità di unire tutti i mondi paralleli ed esterni al PD. È nato così il PD. È nato così il PD, e mai come in questo momento c'è bisogno di una segretaria che unisca i mondi esterni al PD. Potrebbe essere la prima volta che accade quello che lei dice, perché ha posto un tema oggettivo e politico, cioè che gli iscritti si sono espressi, però lo ribadisco, per scegliere i primi due, non per scegliere il segretario. Il segretario è scelto dagli elettori delle primarie. Ah, prego, Rampelli, se voleva replicare a... la questione Valditara. Sulla questione delle primarie esatto, insomma, fermo restando che andrebbero normate per legge le primarie affinché possano diventare delle cose serie e quindi non gestite in maniera serie, però in maniera arbitraria. Sono possono serie. Essere serie, ma la serietà la puoi certificare soltanto te. Io non mi fido. Tu devi, siccome non vieni a votare, devi osservare. Sono un cittadino italiano, un milione di persone. Non sono un eletto del PD, non mi fido. No, ho capito. Quindi vorrei una piattaforma, ti chiediamo di fidarti, di primarie, diciamo così, certificate dallo Stato con le sue regole, e allora mi fiderei. Neanche io mi fido dei risultati dei vostri congressi, ma non lo dico. Vi osservo e non partecipo. Balchima, su Valditara? Su Valditara, io penso che Valditara abbia preso un'iniziativa non certamente per rimproverare la preside delle sue esternazioni contro il fascismo, ma l'ha presa perché rispetto a quello che è accaduto davanti al liceo Michelangelo di Firenze ci sono versioni contrastanti su cui stanno indagando le persone preposte, le autorità preposte a farlo. E quindi prendere parte in favore di uno o in favore di un altro da parte di un soggetto terzo per definizione penso che non sia giusto. Diciamo che il circuito mediatico ha mandato prevalentemente in onda una aggressione. Intanto voglio dire subito, ecco, a scanso di ogni equivoco, che violenza mai, stop, basta, tutti coloro i quali la usano sbagliano, e lo dico in maniera assolutamente rigorosa e decisa, diversamente da altri che invece quando la violenza è di una parte si nascondono. Quindi la violenza no, però bisogna capire chi è che ha fatto violenza, chi è la vittima e chi è l'aggressore. Questo non lo può stabilire né la dirigente scolastica né il Partito Democratico. Penso che c'è un'indagine in corso, ce la dico, sta al lavoro, ci sono gli inquirenti, quindi sapremo come sono andate le dinamiche, perché esiste un filmato e ne esiste anche un altro completo, cioè un video completo che fa vedere qual è l'esatta dinamica che si è manifestata davanti al liceo Michelangelo. E questo video completo fa vedere, se non ho capito male, se non l'ho visto male, se non è incompleta anche la versione che ho visto io e che è andata in onda, io l'ho appresa dal circuito social, dove c'era un tentativo di distribuire dei volantini che è stato interrotto da persone che spesso e volentieri, anche ai miei tempi, quindi lo dico come persona a conoscenza dei fatti, si sostituivano alle forze dell'ordine e alle istituzioni e decidevano loro da sinistra chi è che potesse dare i volantini e chi non potesse darli, se il contenuto dei volantini erano certificati o no. Questo atteggiamento che c'era ieri e purtroppo c'è anche oggi in diverse città italiane persevera questo atteggiamento da parte di una certa sinistra che vorrebbe lei decidere chi ha il diritto di manifestare e chi invece lo avrebbe precluso. Quindi diciamo che bisogna cercare di essere obiettivi, quindi non c'è un'iniziativa
nostalgica da parte del ministro, se ci fosse stata l'avremmo tutti sottolineata e censurata. C'è un tentativo di dire a un dirigente scolastico, a tutti i dirigenti scolastici d'Italia, per fortuna il 99% dei dirigenti scolastici sono persone assolutamente terze, che non si può prendere parte in favore di uno o in favore di un altro, a maggior ragione se c'è un'indagine da parte delle autorità preposte. Quindi questo è il punto. Poi chiedo scusa, una coda me la voglio prendere, poi ti ascolto volentieri. Ieri io ho fatto una domanda in Parlamento, perché l'altro ieri notte ci sono state degli atti di vandalismo terribili, feroci, non solo e non tanto nei confronti di sedi di Fratelli d'Italia, a cominciare dalla Garbatella, che come tutti sappiamo è la sede nella quale ha iniziato il suo impegno politico e sociale il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e quindi comunque era un simbolo in quanto tale, già quello andava stigmatizzato dall'attuale opposizione, ma no, poi si è andati nel monumento che ricorda uno dei ragazzi di destra uccisi a Piazza Vescovio, Francesco Cecchin, e si è andato a insudiciarlo, a fare scritte minacciose, a attaccare striscioni, cose pazzesche, e poi si è andati addirittura a Villa Chigi, dove c'è una targa apposta da Walter Veltroni, sindaco della città del Partito Democratico, intitolata a Paolo Di Nella, un altro martire. Lì c'era una corona messa pochi giorni fa dal sindaco del PD Roberto Gualtieri, come ogni anno accade, ed è stata incendiata. Questa volta questi atti terribili sono stati, diversamente da circostanze precedenti, rivendicati, filmati e mandati in onda su tutto il circuito web, e non c'è stata una sola dichiarazione da parte dell'opposizione, tu stesso, a mezzo stampa e né in Parlamento. Erano due sindaci del PD. Valerio, volevi fare una domanda sulle primarie? Ah, va bene, sì. No, la questione che interessa sulle primarie è la capacità di tenere unito il partito il giorno dopo. Rispetto a questo le chiedo se da parte di Bonaccini è parsa, diciamo, più netta l'idea di un ticket o di un coinvolgimento diretto di Elly Schlein qualora vincere fosse appunto Bonaccini. Da parte di Schlein, e lo si comprende perché la sua deve essere una candidatura, deve caratterizzarsi come più alternativa, più di rottura, quindi diciamo fare un appello preventivo all'ecumenismo non sarebbe forse troppo furbo da un punto di vista tattico, ma questa idea del ticket, del coinvolgimento di Bonaccini qualora vincere fosse lei è stata un po' rigettata. Lei ha detto il ticket non le interessa. È così, un'eventuale vittoria di Schlein darebbe vita legittimamente a una segreteria, diciamo, più connotata rispetto a quella che è stata la piattaforma di Schlein? La vittoria di Elly Schlein porterebbe inevitabilmente ad un campo nuovo, nel caso di dirlo, e anche ad una generazione nuova che entra in campo e si assume la responsabilità di guidare un processo politico. E io penso che questo sia un bene per tutti, e faccia bene Elly a rivendicare la sua assoluta autonomia. E sì, io questa penso cosa che del ticket offerto sempre alle donne è terribile. No, questo è terribile, ma tremendo. Devo dire, lei non lo offre nemmeno agli uomini, no, nel senso che non va bene. E io penso che faccia bene, deve andare fino in fondo, e sono sicuro che la sua vittoria potrebbe davvero essere una pagina nuova della politica italiana, soprattutto a sinistra. Lo vedremo domenica sera. Lo vediamo domenica sera, lo narrerete e lo racconterete. Lo racconteremo. Va bene, grazie a Serena Biraghi, Valerio Valentini, che con grazie. Giulia Pompilli ha scritto Il cuore dell'Italia, Francesco grazie. Boccia, grazie. Fabio Rampelli, Andrea Pancani, Coffee Break. Buona giornata.